In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Scusate, buona donna, saprebbe indicarci un posto in cui dormire? Certo, continuate ad andare avanti e troverete una locanda. Siamo in cammino da molto tempo e stiamo cercando un posto dove passare la notte. No, qui è tutto pieno. Però se andate avanti troverete una grotta dove passare la notte. In una notte fredda ed innevata, il fuoco sfavillante del forno illumina Betlemme. Mentre gli avventori della locanda si attardano davanti ad un bicchiere di vino. Il temporale passeggero bagna la città, ma al cantar del gallo Betlemme si risveglia, pronta ad accogliere il bambino Gesù. Una giovane signora approfitta della brezza mattutina per stendere i suoi panni. L'alba è ormai sorta e il borgo si anima attraverso i propri mestieri. Il falegname, il fabbro, il pastore con il suo gregge, il contadino. Tutti i mestieri di una volta che coloravano le antiche strade di Betlemme.
Appena i magi furono partiti, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo». Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta.